Buongiorno, vi presento un po' di dati su questa banca dati microbiologica. L'integrazione, l'obiettivo naturalmente di questa banca dati è di andare soprattutto con nuovi dati, conosciuti magari già da tempo, a integrare anche dati già esistenti e soggetti già consultabili sui siti della Regione Toscana e della. Naturalmente quello che prevede un database micropaleontologico che si applica soprattutto ai risultati cartografici, diciamo così, è uno strumento di base che è lo strumento biostratigrafico. Naturalmente questa brevissima introduzione sullo strumento biostratigrafico serve a questa presentazione che tratta di dati microbiologici, serve anche a quella successiva che tratterà comunque dati biostratigrafici, anche se applicati in sottosuolo, però lo strumento è sempre lo stesso. Lo ricordo brevemente, lo strumento biostratigrafico è sempre stato utilizzato per la datazione delle rocce, sedimentari, naturalmente come altre rocce ci sono strumenti diversi, però è sempre di base alla costruzione di una carta, magari non traspare più in fondo, ma c'è. Qui sono affiancate due figure, uno è uno strumento biostratigrafico, ma naturalmente lo schema cromostratigrafico standard sono inseparabili questi due strumenti, uno costruisce l'altro che viene continuamente aggiornato. L'altra cosa fondamentale per applicare lo strumento biostratigrafico, poi andare a costruire un database e avere materiali, quindi campioni. La microbiologia ha studiato campioni da decenni, ce ne sono tantissimi campioni che sono serviti a cartografie di vario livello. Ora qui vedete una scheda cartacea, ce ne sono molte nei cassetti degli atenei, del CNR, moltissimi dati sono ancora in soluzione cartacea, ce ne sono anche altri però che sono già stati decisi e utilizzati anche per costruire il dato base, perché come vedremo in particolare e noi abbiamo l'obiettivo naturalmente di trasferire queste conoscenze e di renderle fruibili il più possibile e lo strumento è quello di riversarle in un dato base. Queste sono le basi che abbiamo un po' seguito, la raccolta e l'organizzazione delle schede campioni, quindi dovevamo avere acquisire del materiale e soprattutto le altre dopocerno, quel materiale cartaceo che abbiamo utilizzato e altro che era presente nelle nostre raccolte. Poi dovevamo progettare naturalmente un database che potesse ospitare questi dati e abbiamo scelto un database di Access. Non ho sentito nominare stamani da voi nessuna soluzione, però vi spiego perché poi è stato utilizzato questo database, qual è la chiave che ci ha fatto pensare al suo utilizzo. Poi dovevamo naturalmente inserire tutti questi dati in una scheda campione che fosse naturalmente elaborata e adatta per il database. Inserimento dati, poi naturalmente cominciare con la fase successiva, che abbiamo chiamato la fase 4, quella di cominciare a utilizzare questi dati per rendere fruibili, quindi prima con una fase di collaudo, inserire questi dati in un sistema e collaudare, che sostanzialmente è la fase che abbiamo raggiunto adesso, da poco tempo. La quinta sarebbe quella di diffondere in maniera libera totale tramite i sistemi Regione Toscana e un'altra. Questo è la scheda campione come è stata organizzata, magari non è immediatamente leggibile, però sono sostanzialmente tutti i dati elencati che abbiamo utilizzato per la costruzione della scheda campione, all'ordine delle decine di dati. Molti sono simili a quelli che verranno anche presentati dopo, dalla banca dati biostratigrafica di sottosuolo, che naturalmente utilizza molti di questi dati. In realtà l'idea di costruire questa banca dati di superficie è venuta da
all'esistenza della banca dati di sottosuolo. Non poteva non essere fruibile un sistema di dati di superficie simile a quello di sottosuolo che era andasse a impiegare. Naturalmente, la banca dati di sottosuolo, lo vedrete, va a risolvere problematiche magari di tipo idrogeologico. La banca dati di superficie va invece a coprire alcune problematiche che riguardano soprattutto il set geologico dei dati, che naturalmente si riflette su tutto il pacchetto di dati geologici in generale. Questo è un po' l'aspetto anche della database come l'abbiamo utilizzato, ed è una schermata sostanzialmente di una schermata di Access. Non siamo stati i primi a usare Access, anzi, arriviamo ai secondi, però vi spiegherò che abbiamo fatto qualcosa in più. E in questo io in particolare devo ringraziare la coautrice di questo lavoro, che è la dottoressa Bambini, con la quale siamo riusciti ad aprire una chiave particolare. Questa che vedete in queste schermate, infatti, sono le scheme ASC del database geologico della cartografia 50.000, perché sono scheme ISMA. Ci sono tantissimi dati nel database geologico dell'ISPRA, però nessuno di questi dati, che è alla base della costruzione della cartografia 50.000, è utilizzabile. Allora qui è intervenuto un sistema per aprire questa banca dati e utilizzare i dati che erano contenuti, oltre a quelli cartacei che vi facevo vedere in precedenza. E questa schermata riporta una pubblicazione recente sulle memorie descrittive della carta geologica d'Italia, naturalmente è uno dei sistemi di diffusione dei dati dell'ISPRA, e in questa pubblicazione si fa un chiaro riferimento ai dati di base della cartografia, cioè ve lo posso anche leggere, il punto 3 per esempio, che è quello che ci interessa, è l'estensione dell'applicativo alle schede di analisi mineralogiche e petrografiche e poi tutto il resto, cioè l'ISPRA, quindi a livello nazionale, vorrebbe che i dati di base della cartografia importantissimi fossero resi fruibili. Noi lo abbiamo fatto, è un po' di anni che lo stiamo facendo, siamo partiti da questi dati e abbiamo usato Access apposta, perché la database dell'ISPRA è basata su Access, e quindi abbiamo potuto estrarre in qualche modo le tabelle originali, aggiornarle e adattarle alle nostre esigenze. E qui mi rivolgo al pubblico che qui accanto a me, che già intervenuto una volta per ottenere i dati ISPRA in più di quelli che avevamo, perché abbiamo la capacità di completare tutto il territorio toscano che è stato coperto dai dati cartografici ISPRA, possiamo continuare a dare una copertura molto più ampia. E si interviene. E possiamo anche uscire con un film, cosa abbiamo fatto sulla scheda campione? Naturalmente comprende una sezione anagrafica con le informazioni generali. Sono importanti anche queste, sapere chi ha fatto le cose, cioè anche chi ha campionato, quando, perché serve molto per l'interpretazione dei dati, poi sapere anche quando sono stati acquisiti e da chi. Naturalmente c'è una sezione di ubicazione del campione con le coordinate e anche, se necessario, una descrizione fisica di dove sono stati raccolti, una sezione di mitologia che porta sia il nome dell'unità cartografica ma anche la mitologia di campionatura. Un'altra sezione riguarda proprio le caratteristiche del campione, gli analisti che hanno eseguito queste analisi per rendere merito naturalmente agli autori di ogni dato che è stato prodotto, e poi una parte sintetica che è quella che vede l'attribuzione biostratigrafica e anche quella cronostratigrafica che ne deriva naturalmente. Vedete che questi dati, anche se spesso c'è poca confidenza nell'utilizzarli a livello generale, però hanno, soprattutto sulla cartografia, dei riflessi applicativi abbastanza determinanti
cioè dando un'opportunità, lo vedrete, per validare, criticare o interpretare diversamente il dato narrativo. Naturalmente i dati immediatamente leggibili sono quelli che ogni giorno sa leggere, la cronostratigrafia, l'età, questi dati di base sono di primaria importanza, immediatamente leggibili per tutti, però si può accedere anche a una scheda, volendo, dove ci sono i dati naturalmente sono i microfossili, quindi sono i microfossili che sono stati studiati, soprattutto sono i microfossili calcarei, foraminiferi del Monopanto, che consentono nella stragrande maggioranza dei casi del nostro territorio la determinazione di età, ma anche gli strati, quelle delle condizioni degli ambienti deposizionali, poi anche gli altri gruppi, magari meno noti che danno però informazioni anch'essi. Inserimento dati qui sono schemate che riguardano la copertura che per ora abbiamo su questa tematica. E questo è il debutto dell'attività, è stato su questi fogli di Volterra, Siena, Orange, Massa Marittima e Rosciano, nei quali arrivò una diretta azione e per i quali sono state fornite 1914 schede al sistema. In una seconda fase, quella a cui mi riferivo con il primo intervento della regione toscana presso l'ISPRA, abbiamo acquisito altri fogli nei quali bene o male erano sempre coinvolti, che sono il foglio Lucca, i figli di Montagno, Pieve Santo Stefano, eccetera. Quelli in rosso sono ancora in lavorazione, rapidamente estraendo dati anche da questi. Quindi siamo intorno ai 35-4.000 campioni generati nel complesso. Questa è la copertura che abbiamo, con i riquadri gialli che avete previsto anche prima, però con determinate accortezze, determinate azioni, potremo avere una copertura anche di gran parte del resto del territorio, in modo abbastanza rapido, intervenendo su ISPRA per ottenere un po' di dati che comunque essere liberi e un po' integrando questo sistema con materiale cartaceo che abbiamo. Però capite che il diversare materiale cartaceo all'interno di questo sistema consuma tantissimo tempo e deve essere fatto da personale qualificato che sia in grado di leggere, interpretare e riportare i dati del sistema. Quarta fase chiamata collaudo, sostanzialmente io finora vi ho fatto vedere quello che è la struttura del database e i dati come sono stati inseriti, però ci mancava qualcosa, cioè prendere questi dati su base cartografica, dargli una collocazione. Allora abbiamo dovuto integrare quello che è la database di Access con il sistema CIS. E in questo momento su quei dati, quelli che avevamo disponibili, ci è venuto in aiuto, diciamo, la presenza dello strato 17, schede SC, dalle quali è stato possibile, che non l'ho fatto io perché non sarei capace, estrarre i punti per ogni campione utilizzato. In questa maniera disponiamo del dataset completo, l'ubicazione in carta, la sovrapposizione volendo sul dataset geologico e la caratterizzazione campione per campione. Quindi questo è quello che possiamo ottenere integrando i dati del database microparentologico con quella che è il sistema GIS, cioè riportare su carta e poter estrarre con una scheda sintetica, questo è un esempio di dati sintetici geostratigrafici che possono comparire cliccando sul singolo campione. Immediatamente da questa schermata, cliccando sul campione del campione sulla litologia di base, ci si potrebbe accorgere di eventuali incongruenze tra quella che è l'analisi campione e la litologia. Non sto dicendo un'eresia se dico che la scheda biostatigrafica comprende le interpretazioni quando si vanno a interpretare i microfossi, ma anche la geologia ha delle interpretazioni quando restituisce su carta le proprie informazioni. Tutti i geologi lo sanno e sono in grado naturalmente di capire l'interpretazione che ci viene fornita.
unire questi punti alla carta geologica non fa altro che aiutare in questo caso a migliorare l'interpretazione di quella zona livellare, perché dà un dato puntuale che ha un grado di interpretazione molto minore, non andiamo a zero, ma molto minore sì. Adesso questi dati in parte sono stati già pubblicati sul web. Non sto a stuzzicare il sistema internet per non imballare tutta la discussione. Quello che si può ottenere da questa prima, da questo primo debutto in internet dei dati è la schermata che vedete qui. Quindi un sistema che prevede la presenza di una base geologica, la base geologica regionale 10.000, con i nostri punti indicati sopra. Cliccando naturalmente su uno qualsiasi di questi punti che sono dei campioni, otteniamo delle informazioni che in parte avete visto prima, però possiamo ottenere informazioni di base, quella degli esemplari che abbiamo trovato dentro, con le loro abbondanze, eccetera, che hanno permesso la costruzione della scheda sintetica collettata. Ma poi vorremmo aumentare un pochino la disponibilità di dati su quel pallino, diciamo così. Spesso dietro a quel campione c'è già una pubblicazione, ci sono già dei disegni, delle tabelle che sono stati interpretati, potremmo renderli disponibili e scaricabili dal sistema. Dal sistema naturalmente tutte le schede possono essere scaricate, poi si può scaricare direttamente anche la pubblicazione se questa è di accesso libero. Penso che questa sarebbe anche una comodità. Coloro che lavorano avere subito disponibile una pubblicazione che ha trattato la geologia di quell'area senza dover andare a cercare, no? In questo caso ad esempio nella zona di Rapa. Qualche applicazione pratica, cioè cosa se ne può trarre direttamente dall'uso di questi dati? Io non posso allontanarmi dalla carta geologica. Quindi, può essere utile nel riconoscimento delle formazioni geologiche, certo. Può essere utile, molto utile, nel riconoscimento e nell'individuazione delle strutture tettoniche. Ricordiamoci che ci sono tante rocce che hanno caratteristiche geologiche simili, ma che possono essere distinte con strumenti differenti. E poi anche qualche piccolo input su quelli che potrebbero essere degli elementi di utilizzo anche applicativo industriale di alcuni metodi. Vediamo in che modo, ci sono alcuni esempi. Questo è un esempio di riconoscimento di unità di geologiche. Questo è uno stralcio di una carta a 10.000 della regione Toscana. Prima e dopo un trattamento biostaticato, a parte il colore azzurro e verde, diciamo che sono le formazioni preenergetiche, poi vedete che ci sono soluzioni molto diverse, perché i colori che sono stati aggiunti nella parte energetica, che prima era pubblicata tutto con PRI in giallo, hanno i dati microparentologici, hanno aiutato molto a caratterizzare i tipi litologici simili, ma nello stesso tempo diversi, simili nelle caratteristiche generali, magari si trattava di conglomerati, di sedimenti grossolani, però dal punto di vista del contenuto biostratigrafico molto diversi, sia per l'ambiente posizionale sia per l'età, e questo ha dei riflessi in tantissime situazioni. Un esempio di come un dato biostratigrafico può intervenire in un'interpretazione storica. Qui vedete al solito una carta in alto, che è la carta originale, la carta in basso è una carta naturalmente che deriva da uno studio che magari applicato con una tesi di laurea, dove possono intervenire cambiamenti in base all'uso della biostratigrafia. Quello che vedete a sinistra è lo schema biostratigrafico. Sono indicati con un cerchietto rosso due campioni e dove vanno a cadere nello schema biostratigrafico. Sono due campioni sul terreno molto vicini, che però sono molto lontani dal punto di vista cronologico. C'è
c'è qualcosa tra i due campioni naturalmente che li deve raccontare in qualche modo. Nel nostro caso la struttura che li racconta è una faglia, naturalmente la faglia ha spostato i sedimenti, che possiamo però caratterizzare dal punto di vista biostatico. La biozona unionata con un pacco di strati di una certa contenuto paleontologico, quindi stiamo parlando di rocce. In questo caso la biostatica ci aiuta molto nell'individuare questa struttura. Una tabellaccia grossa, piena di riferimenti, però in alto naturalmente ci sono le caratteristiche che abbiamo preso in considerazione. Questo è un esempio di una caratterizzazione che abbiamo fatto nel bacino dell'Albigna, su depositi prevalentemente argillosi. Sulla sinistra invece ci sono i campioni. Sono segnati in rosso quei campioni che sono andati a, che non sono concordi con i dati conosciuti. Il campione 5, per esempio, per fare un esempio, era etichettato questo cenere come deposito di travertino, guardandolo con attenzione è stato datato al Messiniano superiore ed è un deposito lacustre. Altri esempi sono sotto, quindi dati puntuali che vanno a non coincidere con il dato cartografico. Questo non deve essere preso come un difetto della cartografia, deve essere preso come un'opportunità per chi lavora in una determinata zona avere il dato cartografico e uno strumento in più per interpretarlo se dovesse andare a reinterpretare in qualche modo la geologia di quella zona. L'ultimo particolare, vedete quello che ha segnato in rosso in basso, cosa sta a indicare? Si tratta di due depositi che hanno dato sostanzialmente un'età coerente con la cartografia, che sono sostanzialmente pliocenici pieni di cristalli di gesso, microcristallini. Lo stesso gesso trovato in un'unità messiniana non dà nessun fastidio, perché sappiamo la quantità di gesso che è presente nell'unità messiniana, ma nel pliocene sì, questo è un indice di forte interazione di quelle argille pliocene con l'acqua, di un forte rimaneggiamento e precipitazioni di solfati. Quindi è un indice che per esempio potrebbe essere utilizzato come un deposito più rischioso dal punto di vista della stabilità, per esempio, perché ha perso la coerenza di un'argilla massiva. Dove dobbiamo andare ancora? Dobbiamo cercare di integrare questi dati con le altre banche dati che sono presenti in questa sala sostanzialmente. Quindi soprattutto l'integrazione con la banca dati biostatigrafici di sottosuolo, ma anche con le altre banche dati, con la carta litotecnica, eccetera. Dobbiamo continuare naturalmente, inserire nuovi dati, dobbiamo tendere ad avere una copertura massima possibile, richiederà del tempo, delle risorse umane e economiche, ma dobbiamo tendere a questo, sono importanti avere queste risorse. Anche dal punto di vista politico, per acquisire più dati possibili da tutte le fonti che li possono dare. Poi dobbiamo anche raffinare un po' il nostro prodotto, cioè renderlo anche. Posso usare anche la parola accattivante, ma non tanto per usare la parola accattivante quanto per dire che le schermate che si ottengono da questi prodotti diano subito una lettura immediata, magari dare una forma e un colore ai campioni in maniera che siano più facilmente leggibili. Dovremo trovare un modo di interrogare più a fondo la banca dati per estrarre un numero maggiore di informazioni, di poter incrociare. Questo ancora è da sviluppare in maniera più approfondita. Quindi la ricerca combinata naturalmente con la diffusione via web. La diffusione via web è lo scopo poi finale, cioè rendere questi dati fruibili a tutti per quello che potranno essere utilizzati e anche in una maniera semplice. Le conclusioni sono quelle, tutti i giorni ripartiamo da qualcosa, quindi dovremo ora ripartire
da nuovi dati, incrementare ancora con quello che, con i nuovi campioni che potremo avere a disposizione. E poi il punto di arrivo ce lo faremo mano a mano di continuo, cercando di controllare la qualità, la coerenza, la compatibilità di tutti i dati che inseriamo nel sistema e dare una continuità. Questo è fondamentale, riuscire a dare una continuità, quindi mantenere questo sistema sempre e continuamente aggiornato. E naturalmente una delle conclusioni è che, l'ho detto più volte, magari un mezzo per condividere rapidamente tutti i dati con tutti gli utenti. Questo è senz'altro. Grazie.